Sono felice e non vedo l'ora di riabbracciare la mia mamma. Queste sono state le prime parole pronunciate da Chico Forti subito dopo il suo arrivo all'aeroporto di Pratica di Mare, appena scarcerato in Florida. Forti era detenuto nelle carceri di Miami dal 2000, accusato di un omicidio, e in base alla sentenza degli Stati Uniti avrebbe dovuto scontare l'ergastolo. Grazie agli sforzi della diplomazia, del governo e della sua famiglia, è stato possibile ottenere il suo trasferimento nelle prigioni italiane. Da sempre Chico Forti proclama la sua innocenza, chiedendo di poter scontare la pena nel nostro paese. Appena atterrato, è stato prima portato nel carcere di Rebibbia a Roma e poi trasferito a quello di Montorio a Verona. Al suo arrivo, ha immediatamente presentato una richiesta urgente agli uffici competenti del Tribunale di Sorveglianza per ottenere un permesso speciale e poter raggiungere Trento al fine di incontrare sua madre, Maria Lonar Forti, che non vede dal 2008. Entrando nel penitenziario, ha dichiarato: «Spero un giorno di poter essere libero perché sono innocente». Gli altri detenuti lo hanno accolto con un lungo applauso, mentre la Premier, Giorgia Meloni, soddisfatta del risultato ottenuto grazie ai suoi sforzi, è andata personalmente ad accoglierlo al suo arrivo. Successivamente ha condiviso la sua soddisfazione sui social. Chico Forti è tornato in Italia, fiera del lavoro del governo italiano. Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione. Gianni Forti, zio di Chico Forti, ha espresso soddisfazione per la liberazione del nipote, a lungo cercata e agognata. Da anni si è impegnato attivamente per dimostrare l'innocenza di Chico. Ha dichiarato: «È una festa. Il suo esempio di resistenza e di tenacia ci ha stimolati a tenere alta l'attenzione su di lui e a far sì che un giorno potesse rimettere piede nel suo paese, tra la sua gente». Negli ultimi giorni, si è assistito a un'accelerazione delle procedure per il rientro di Chico Forti nel nostro paese. A Miami ha avuto luogo un'udienza durante la quale Forti ha siglato un accordo con il giudice federale statunitense per il suo trasferimento in un carcere italiano. Nel frattempo, suo zio partecipava a un'udienza in corte d'appello a Trento, dove la sentenza statunitense è stata ratificata. Il 15 maggio, dunque, Forti è stato scarcerato e non è più risultato detenuto in Florida, dove era stato imprigionato il 7 luglio 2000 con una condanna all'ergastolo. È stato trasferito in una struttura federale dall'Immigration and Customs Enforcement, l'agenzia statunitense per l'immigrazione. L'autorizzazione al trasferimento era stata annunciata dalla Premier Giorgia Meloni durante la sua visita a Washington il 1 marzo, ma ci si aspettava che ci volessero ancora alcune settimane. Sorprendentemente, però, tutto è avvenuto molto rapidamente. Appena tornato in Italia, Chico Forti ha dichiarato: «Per me adesso comincia la rinascita». Nelle carceri italiane, infatti, avrà la possibilità di usufruire di permessi e sconti di pena. Il nostro sistema penitenziario è molto diverso da quello statunitense, e anche per chi è condannato all'ergastolo come lui sono previsti benefici, specialmente considerando che ha già trascorso molti anni dietro le sbarre. Inoltre, non è da escludere che possa chiedere la grazia al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Fin dall'inizio, infatti, Chico Forti si è professato innocente, sostenendo che l'indagine della polizia americana che lo ha portato all'ergastolo fosse piena di errori e gravi omissioni. Originario di Trento ed ex campione di windsurf, Chico Forti era un imprenditore e produttore cinematografico. Negli anni 90, grazie alla vincita di una somma discreta al quiz Telemike di Mike Bongiorno, si trasferì negli Stati Uniti. Lì, il 15 giugno 2000, fu condannato per l'omicidio di Dale Pike, figlio di Anthony Pike, un ricco uomo d'affari con cui Forti stava trattando l'acquisto di un hotel a Ibiza. Poco prima, in veste di produttore cinematografico, si era occupato di un documentario sulla morte di Andrew Cunanan, l'assassino di Gianni Versace, intitolato Il sorriso della Medusa. Aveva sollevato molti dubbi sul lavoro svolto dalla polizia di Miami,
La sua fonte era un poliziotto che aveva investigato sull'omicidio dello stilista e che si era offerto di fornirgli informazioni cruciali. Nonostante non ci fosse alcun accordo firmato con quell'agente, c'è chi sostiene che le sue indagini investigative abbiano infastidito la polizia locale, mettendo in discussione il loro operato. Alcuni dei suoi sostenitori ipotizzano che questa contestazione possa averlo esposto ad un'incriminazione per l'omicidio di Pike. Ciò nonostante, nel frattempo, Forti era coinvolto anche nella trattativa per l'acquisto dell'hotel Ibiza. Dale Pike, figlio del proprietario, fu ucciso il 15 febbraio 1998 su una spiaggia di Miami, poche ore dopo il suo arrivo negli Stati Uniti. Forti fu incriminato da un biglietto aereo trovato addosso alla vittima, acquistato proprio da lui e da alcuni granelli di sabbia rinvenuti sotto le ruote del suo fuoristrada, provenienti dalla spiaggia dove avvenne l'omicidio. Secondo gli investigatori americani, Chico Forti aveva agito in modo fraudolento. Dale Pike lo aveva scoperto e, temendo per la truffa che stavano per perpetrare, era volato a Miami per avvertire il padre, che soffriva anche di demenza senile, e fermare l'affare. Così Forti aveva deciso di eliminarlo. All'inizio l'imprenditore italiano aveva negato di aver mai incontrato Dale Pike, ma i dettagli delle telefonate rivelarono il contrario. I due si erano incontrati proprio sulla spiaggia dove avvenne l'omicidio. Secondo la criminologa Roberta Bruzzone, insieme a Ferdinando Imposimato, Andrea Bocelli e ad altri sostenitori, ci sono prove che dimostrano che contro Chico Forti furono fabbricate prove per proteggere qualcun altro e il suo diritto alla difesa fu violato. La pistola utilizzata per uccidere Pike era stata infatti acquistata da un certo Thomas Knott con la carta di credito di Chico Forti. Inoltre, riguardo alla sabbia rinvenuta sotto le ruote del suo veicolo, potrebbe essere stata piazzata appositamente nei battistrada. Inoltre, l'acquisto dell'hotel si è rivelato un inganno per Chico Forti, in quanto l'edificio era gravato da debiti di cui l'italiano non era a conoscenza. Nonostante le numerose richieste dei suoi avvocati per una revisione del processo, i giudici americani hanno costantemente respinto tali richieste.